andiamo a vedere come sta il DAX in questo caso, diamo delle indicazioni ai nostri telespettatori. Mi pare di capire che tu pensi, Pietro, che appunto la Germania in questo momento sia forse il paese dell'Eurozona che se la passa meno bene. Allora, spieghiamo perché e poi andiamo a vedere come recita il nostro titolo, poi tu ci spieghi che cosa intendi, un supporto di precisione che potrebbe essere un sostegno per tutti i mercati azionari. A te. Ma sì, ecco, il problema è che guardando, io sono abituato, quando i mercati sono molto nervosi e si muovono, la mia abitudine è cercare un cosiddetto driver, cioè a livello chiaramente di strumenti finanziari più rappresentativi, quello che graficamente, perché io faccio analisi grafica, mi sembra il più preciso. E per fortuna che abbiamo iniziato, che ora è? Sono le 10:18, perché il famoso supporto che ti avevo comunicato ieri, no? Quando Sì. abbiamo deciso il focus della trasmissione, è appunto sotto pressione proprio in questo momento. E io credo che sia un'area davvero di grande consistenza. Sarei sorpreso se in prossimità di questo livello di prezzi non ci fosse un movimento espansivo. Evidentemente la prima idea è che il movimento espansivo possa essere di tenuta, compatibilmente peraltro con i dati macro appunto della Germania, perché la qualità e l'evidenza di questo supporto è davvero incredibile. Quindi la vede anche chi non fa evidentemente analisi tecnica avanzata o non lo fa con particolare continuità. Questo è un livello di prezzo statico, più o meno zona 12,4-12,350, non di più, che persiste da marzo di quest'anno. È un livello in cui siamo arrivati ogni volta su pressioni derivate da Powell, derivate dalla Fed, derivate di nuovo da Powell, perché alla fine è sempre lui che muove le Certo. cose. E ogni volta che ci siamo arrivati nel recente passato, il mercato ha trovato lo spunto per reagire. Nel reagire, come potete osservare, guardando la dinamica discendente superiore, lo ha fatto comunque in un concetto di downtrend, quindi sono reazioni che poi generano dei massimi decrescenti, e questa è la teoria di un mercato ribassista, evidentemente. Le ultime reazioni sono state molto più profonde, quella che teoricamente potrebbe innescarsi oggi è una reazione ancora più contenuta. Di fatto non vedo oggettivamente in questo momento un motivo adesso, a questo prezzo, per continuare a ipotizzare, o meglio a shortare Francoforte e quindi anche evidentemente le altre borse, ma allorquando questa dinamica supportiva, che per me è davvero strategica, dovesse cedere, beh, a quel punto dobbiamo allargare l'orizzonte temporale grafico di osservazione e ricordarci da dove siamo partiti, perché quando si scende si fa sempre un errore di fondo, si vede da dove si è partiti nella fase di discesa, ma non dove si era arrivati nella fase evidentemente di ascesa. Quindi di spazio a scendere ce n'è, sì, ce n'è tantissimo. Che rimbalzo post-Covid sorprese e ancora oggi ha sorpreso tantissime persone. Di fatto, questo è quasi per me un punto di non ritorno. Ripeto e ribadisco, stante l'evidenza grafica di questo livello, sarei sorpreso se non si generasse un movimento impulsivo, teoricamente rialzista, ma viceversa e alternativamente ribassista, molto potente. È il motivo per cui, come recita evidentemente una logica ho appena rappresentato, qui le posizioni short secondo me non hanno senso, nel senso che in termini di rischio e rendimento non hanno alcun motivo di essere aperte. Teoricamente si può provare la speculazione rialzista con stop e reversal short immediato qualora il supporto in chiusura di giornata dovesse cedere. Quindi è probabilmente in questo momento, e io ho guardato un po' tutti gli altri indici più quotati, più scambiati, quella del DAX è la configurazione tecnica più bella per chi fa analisi grafica, è più pericolosa, però allo stesso tempo, come dicevi, perché se molliamo anche questa, insomma, sono davvero dolori. Faccio notare che peraltro il DAX si caratterizza come un indice graficamente molto preciso, il che aumenta la responsabilità di analizzare e valutare cosa succederà su questo supporto, perché il grande ribasso dei mercati 2022, in particolare su Francoforte, è nato con un perfetto doppio massimo storico, un'altra figura che certamente non ho inventato io, ma che c'è anche nei peggiori manuali di analisi tecnica, per non citare ovviamente i migliori, cioè
Quindi scende in ossequio all'analisi tecnica di base con un perfetto doppio massimo, realizza massimi decrescenti nello scendere, il che è un downtrend, e oggi, attenzione, c'è il grande supporto. Se neanche qui le mani forti, se volete chiamarle mani forti, si mettono a comprare e a salvare tutto l'ambaradan, si viene giù in maniera molto secca e molto pericolosa, e a quel punto è bene abbandonare voli pindarici di borse che possano recuperare un certo sentimento di positività, perché secondo me raccogliamo i cocci. Ok.